Sì, questa specie era naturalmente più grande rispetto a quella che conosciamo, che vive attualmente in Africa, la Loxodonta africana. E le sue origini sono comunque africane. Era molto più grande rispetto a quella, dicevamo, e arrivava, poteva raggiungere un'altezza algarrese anche di 3,5 metri. Quindi poi, se calcoliamo tutta l'altezza del cranio, aveva delle dimensioni veramente molto, molto grandi. Le sue difese, cioè le sue zanne, arrivavano, potevano raggiungere anche i 4 metri di lunghezza. Ed è finito qui perché nella campagna romana 300.000 anni fa ce n'erano tanti di branchi di elefanti che hanno trovato in questo paesaggio, in questo clima, l'ambiente adatto in cui vivere. Però ci porto vicino, decidete voi. Altre cose, per esempio. Questo sito è speciale soprattutto perché è conservato in posto il materiale che è stato trovato, quindi noi non abbiamo delle vetrine con del materiale che è stato preso dall'area archeologica, è stato messo nelle vetrine, quindi decontestualizzato. Noi abbiamo qui un sito in cui le ossa sono conservate dove erano state lasciate, per cui è possibile vedere il fiume fossilizzato. Quindi un reperto conservato come lo era 300.000 anni fa. Quella a cui siamo di fronte sono i resti di un alveo di un antico fiume che poi si è impaludato ed è diventata una micidiale trappola per elefanti, un vero appunto e proprio cimitero degli elefanti, dove questi enormi animali finivano per morire perché si avvicinavano per bere e restavano intrappolati nel fango. Mangiavano l'erba delle praterie, le fronde, le cortecce più robuste, le bacche. Intorno a questo fiume tante strane specie di animali da immaginare oggi, quindi essenzialmente elefanti. Di cui vedete i resti imponenti, ippopotami, rinoceronti, iene, cervi e poi dei piccoli gruppi umani, composti di meno di 30 persone perché si dovevano rapidamente spostare nel territorio.